Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio della serie di WWE 2K19. Nell'ultimo episodio abbiamo vinto il titolo di campione universale delle WWE, quindi abbiamo battuto Braun Strowman, The Miz, Elias, poi c'era Bray Wyatt, ovviamente, tutti questi in un Elimination Match, in un Elimination Chamber Match. Adesso vediamo, siamo nella settimana successiva. Nella sera successiva, quindi vediamo Kurt Angle cosa ci andrà a dire. Bel pummino, campione. E ora, e ancora complimenti per aver vinto il titolo in un match Elimination Chamber. È stato uno spettacolo mai visto. Grazie, ma dimmi, sei qui per ammirare il mio pulmino o sei venuto a propormi qualcosa di preciso? La seconda opzione, so che stasera vuoi parlare al WWE Universe, ma mi chiedevo se saresti disposto a combattere per il pubblico nell'arena quando spengono le telecamere di Raw. A dire il vero, dopo il match il mio CC mi fa male dappertutto. Chi sarebbe il mio avversario? Pensavo a Braun Strowman, visto che è considerato il conto in sospeso fra voi due. Non preoccuparti, non rischi di perdere il titolo. Allora, ti va di combattere contro Braun o no? Quindi, non vedevo l'ora di prendermi una serata di relax e combattere contro Braun Strowman non è esattamente rilassante, ma il pubblico merita di vedere il campione in azione, ci sto. Oppure, dopo un match pesante come Elimination Chamber, mi serve un po' di tempo per riprendermi, niente da fare corto. Ovviamente, la prima. Facciamo il match. Ok, quindi il match è iniziato, malissimo è iniziato, comunque non è un problema, intanto non rischiamo di perdere niente, ragazzi. Una cosa che mi sono accorto mentre guardavo l'entrata del nostro personaggio è che c'erano le piastre laterali della cintura personalizzate. Questo significa ovviamente che la fazione che noi andiamo a decidere nel menu principale è una fazione che andrà a personalizzare appunto la cintura in se stessa. Quindi è una cosa carina, non è. Adesso, per esempio, mi viene in mente una cosa: se per esempio io avessi scelto di tenere il titolo che qualche episodio fa avevo creato io, non so adesso come poteva andare a finire la storia con The Miz, visto che poi abbiamo vinto e poi il suo titolo eccetera eccetera, ma comunque non è un problema. Non credo che rifarò la carriera, una volta finito il gioco forse faremo delle live se ci sarà l'opportunità e basta, ma niente di che. Comunque adesso mi vorrei concentrare, una volta finito questo gioco, questa carriera, anzi, mi vorrei concentrare su altri giochi che hanno un po' più di trama. Ovviamente questo non ha una trama, sono un po' come FIFA, FIFA non lo porti sul canale perché ha una trama. FIFA, diciamo, è una cosa che tu porti proprio perché può essere carino da vedere, ma anche un buon modo per parlare e interagire con voi. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa. Ci sono volute due mosse finali e due mosse speciali per vincere, ma comunque si può vincere contro Braun Strowman anche in questo gioco. Vediamo adesso cosa succede nel backstage, oppure cosa succede nella nostra parlata all'universo WWE. Vediamo cosa ci dicono. Guardate un po', bello, non trovate? Sapete invece cosa non è stato affatto simpatico? Partecipare all'Elimination Chamber. Triple H ha dimostrato per l'ennesima volta che farebbe di tutto pur di impedirmi di avere successo. A causa del suo intervento, non mi è bastato affrontare Braun Strowman, ma ho anche dovuto combattere un match Elimination Chamber contro altri 5 superstar. Costretto a entrare per primo da solo contro Braun Strowman,
E nonostante tutto questo ne sono uscito vivo e fiero, detentore del titolo universale. Adesso cosa succederà? Non si sa. Triple H. È entrato Triple H. Vediamo ovviamente cosa ha di nuovo da dirci. Spero si congratuli con noi, ovviamente. Almeno una volta che si congratuli con noi, ci starebbe, dai. Vediamo cosa ha da dirci stavolta. Mi spiace ammetterlo, ma hai ragione. Ho fatto tutto ciò che potevo per evitare che questo momento arrivasse. E ho fallito. E non ha funzionato. Non sarei dove sono adesso se non avessi un piano B, C o D. Vedi, ho fatto tutto ciò che potevo per fermarti, tranne riportare sul ring la forza più inarrestabile mai esistita in questo business. Non mi ha lasciato altra scelta. È il momento del piano E. È il momento dell'Evolution. Ma scusami, Batista, Randy Orton. Pessime notizie per Batista. Ma come cavolo è possibile? Certo, Ric Flair ce lo siamo scordati, eh. Ma comunque, Batista e Randy Orton. Cioè, non mi verrei a dire che io devo andare adesso a combattere un 3 contro 1. Un ennesimo 3 contro 1. Non mi stanno dando il controllo, quindi, ok. Perfetto, un archeio. Beh, così è facile per voi. Questa sera Triple H ha ribadito per l'ennesima volta che è disposto a tutto pur di distruggere la mia carriera. Il nostro regno potrebbe essere già in declino. Adesso vediamo cosa succede la settimana successiva, perché sinceramente non so come si può sviluppare questa situazione. È da una settimana che ci chiediamo come risponderemo. Devo chiedere di finirla qui. Non mi costringa a farle del male. Ce le siamo tolte dal mezzo. Dopo le botte che si è presa settimana scorsa dell'Evolution, stasera gli conviene non farsi vedere. Ma conoscendolo, credo che lo farà. E come? Non credo che ci sia lì dentro l'Evolution, eh. Triple H per di più con, ok, per di più con il suo, senza la sua giacca e cravatta, quindi con la tir, cioè il pronto per il ring, in poche parole. Siamo incastrati, Triple H, dovremmo toglierci da qui. Porta la salute di Triple H sul rosso e poi spingilo vicino alla limousine. Ce ne vuole un po' per portarlo sul rosso comunque. Ok. Perfetto. C'è qualche arma che potrei prendere? Mi sembra che qui ci dovrebbero essere delle sedie, da questa parte forse, no? No, stiamo un po' andando un po'. Che mossa è stata? Non ho capito se mi ha dato una ginocchiata lui o un calcio io dato male. In ogni caso, ritorniamo vicino alla limousine, dai, non è un problema. La salute di Triple H sul rosso. Quindi ci siamo ancora lontani, eh. Here we go. Here we go. Ring rattling. This match might be over, guys. Showing some quickness there. Hooked him up. Suplex. Ok, vediamo adesso cosa succede. Ovviamente Batista Randy Orton. We should have known these two would get involved. This certainly looks like a setup now. Ovviamente non possiamo. Dentro la limousine. Oh, no. Dove mi stanno portando? This is taking things way too far. No, no, no. Benzina? We need some medical help back there immediately. It's gonna take a lot of work to just get him out of the limo. I can't believe Triple H and Evolution resorted to something like this. Hanno fatto partire la limousine e l'hanno schiantato contro il nostro bus. Ok.
Vediamo adesso cosa succede, perché ancora non sta succedendo letteralmente niente. Credo che questo episodio, appunto, sia così, di introduzione alla nostra rivalità contro. Vediamo la settimana successiva. Rivalità contro l'Evolution. Non credo che mi diano un match 3 contro 1 contro Batista, Triple H e Randy Welcome to Orton. Monday Night Raw, where if you missed the updates on social Vediamo media cosa throughout the succede week, adesso. we're happy Noi with siamo Flamingo combinati does male. miraculously escape last week's limo crash E without miracolosamente suffering any sopravvissuto major all'incidente con la injuries. We may limousine. not have suffered La any scampata è serious bella, ma di certo injuries, dopo but our l'attacco Universal dell'Evolution, il Champion looks detentore del titolo, nowhere near sembra tutt'altro che in 100% piena after forma. what Evolution did last week. He's in no condition to be out here. He should have just stayed home to recover. I don't think that's in his DNA. Well, then he needs a gene transplant. Vediamo adesso cosa ci dicono. Cosa diciamo noi, anzi. I'm not out here Non sono qui per to make fare uno some long sproloquio su tutto speech ciò che Triple about H mi ha everything fatto Triple H has nell'ultimo done to me this anno. past year. Sono qui per una cosa sola, la vendetta. I'm only out here for one thing tonight. Revenge. Evolution, Evolution, lo so che siete lì I know you're dietro back e non me ne there. andrò dal ring finché non verrete I'm not fuori ad leaving this affrontarmi. ring until you come out and face me. Beh, è proprio qui. Non si sono fatti attendere. Per giunta tutte e tre pronti per il ring comunque. I gotta hand it to you, Buzz. Devo You riconoscertelo. are Se non altro sei resilient. tenace, sei I tenace. mean, you survived a Sei high-speed limo sopravvissuto a un crash, and incidente the in very next week limousine. you're right back E out la here looking settimana for a dopo fight. già ti ripresenti in cerca di guai. But it seems that for all the Con tutto il guts you coraggio che have, ti trovi, però, ho you're in what l'impressione che they ti manchi call the qualcosa di importante in mezzo intelligence alle orecchie. department. Non so se te ne sei accorto, Because ma if you siamo in tre haven't contro noticed, uno. we have a 3-on-1 advantage, and I think we all E a know from giudicare the da come è last andato couple of nell'ultima weeks settimana, credo di how sapere that's già gonna come turn out. finirebbe. Purtroppo sì. You know, I may be a bit stubborn Ammetto che talvolta sometimes, posso essere un gran but I'm testardo, not ma sicuramente non stupid. sono stupido. Se c'è If una anything, cosa che ho imparato da tre di Triple H, Polecce è che non you've posso taught far sempre me tutto da that I solo. can't Ed è per always do questo che ho everything deciso on di my own. ristabilire una sorta di So that's equilibrio. why I decided to even the playing field just Beh, a little sicuramente bit. Finn Balor, appunto, infatti, perché infatti sento la sua musica, quindi sta entrando Finn Balor. Ma solo lui mi è stato amico, We saw diciamo. Buzz team up with Finn Balor in his battles against Bray Wyatt, and now Finn is here once again to have his back. Ma non ce la faremo ugualmente, però. Okay, Ti so sei you have portato un one other amico. guy. Siamo Big comunque il deal. doppio di voi. We still outnumber you. C'è anche AJ Styles da SmackDown. AJ Styles comes back down. What's he doing here? Obviously, Buzz reached Questo out for non me backup. l'aspettavo. Adesso ci Now I'd siamo. say it's a Adesso è tutto little più more even. equilibrato. Certo che è equilibrata la situazione. E infatti, Triple H e gli altri, tutta l'Evolution, indietreggiano e noi avanziamo. You should know Ti this is avverto, far non from finisce over. qui. At WWE A Fast Lane, Fastlane it will sarete be voi tre Evolution contro l'intera versus the three of Evolution. you. Wow, that is a match I never thought we'd Ok, see. Yeah, that is va a dream benissimo. match if there ever was one. Ragazzi, credo che per questo episodio può essere anche tutto. Vediamo adesso cosa succede. Dove mi riporta. Vediamo se c'è qualche altro spezzone. Altrimenti ci salutiamo. E ci vediamo direttamente a Fastlane. There are the three men who will team tonight to take on the Eccoli, i tre reunited coraggiosi che affronteremo Evolution. insieme It's going to be per la prima quite the volta. Non sarà affatto challenge for the facile new con questo crew, nuovo team, il the Buzzkills. Did Buzzkill. you come up with that name, Byron? No, I can't take credit for that. I wouldn't want to either. Ok, e ci vediamo nell'episodio successivo con il nostro match a Fastlane contro la Evolution.